Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare un contorno davvero delizioso. Si tratta delle zucchine trifolate. Gli ingredienti sono due zucchine di media grandezza che ho già tagliato a rondelle, le ho tagliate con il coltello perché ho preferito il coltello alla mandolina perché non volevo che venissero troppo sottili. Del prezzemolo fresco, uno spicchio d'aglio, curcuma, sale e olio quanto basta. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la Ok, preparazione. per prima cosa andrò a... Ok, Dopo aver tagliato le zucchine, che ho già fatto in precedenza, andrò a tritare un po' di prezzemolo fresco. Guardate, io ne uso un bel po' perché mi piace, aggiunto a fine cottura fa anche benissimo il prezzemolo, quindi ne trito un bel po'. In una padella dai bordi alti ho messo a riscaldare l'olio extravergine d'oliva con lo spicchio d'aglio. Adesso facciamo riscaldare l'olio e imbiondire un po' l'aglio, dopodiché metteremo subito le zucchine. Pronto il nostro olio, possiamo andare ad aggiungere le zucchine. Mescoliamo e lasciamo cuocere per un po' con il coperchio, di tanto in tanto andremo a mescolare. Dopo circa 5 minuti ho tolto il coperchio e adesso vado a sistemare di sale. Aggiungo un po' di curcuma, non ci andrebbe nella ricetta originale, io l'aggiungo perché mi piace e fa anche bene, è un antibiotico naturale, fa benissimo la curcuma, mi piace tanto. Mescolo. E poi mi colora anche un po' le zucchine, che non guasta. Faccio cuocere per altri 5 minuti a fiamma vivace, dopodiché aggiungeremo verso la fine cottura il prezzemolo. Non devono cuocere più di 15 minuti poiché le zucchine devono restare e rimanere cotte. A questo punto vado a spegnere la fiamma e aggiungo il prezzemolo tritato, quindi il prezzemolo lo aggiungo proprio a fine cottura. Mescolo bene. E voilà, le zucchine sono pronte. Ed eccole qui, le mie zucchine trifolate sono pronte per essere gustate. Ragazzi, vi consiglio questa ricetta e provatele anche con l'aggiunta di curcuma che sono veramente deliziose. È una ricetta velocissima e buonissima. E niente ragazzi, io spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Poi se provate a farla, mi raccomando, taggatemi in Instagram oppure scrivetemi tutto nei commentini. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!